Andiamo invece a vedere l'ultima gara del calendario dilettanti di quest'anno, la Coppa d'Inverno. 120 iscritti alla Coppa d'inverno di Biassono, 96esima edizione. Siamo in provincia di Monza Brianza. Farà festa la Viris Maserati. 19 vittorie stagionali per lei, tra le quali un internazionale, il circuito del Porto, il campione italiano Under 23 e svariate gare nazionali, nonché almeno due atleti proiettati verso il professionismo. Probabilmente la più fruttuosa stagione di sempre. È proprio il campione italiano Matteo Moschetti a prevalere in volata, precedendo il compagno di squadra Damiano Cima. 125 km in 2 ore e 48 minuti, per una media del vincitore di quasi 45 all'ora. Per entrambi si trattava dell'ultima gara in Viris. Il 21enne milanese di Robecco sul Naviglio passerà al team development della Trek Segafredo, la Polartec Cometa, diretta da Alberto Contador e Ivan Basso, mentre Damiano Cima, così come il fratello Imerio, farà il salto tra i professionisti nella Nippo Vini Fantini. Si accontenta stavolta del podio la Colpac, autrice di una gara tutta in rincorsa dei rivali, con la matricola Stefano Oldani, che precede il secondo anno Riccardo Verza. Abbiamo visto i riflessi filmati, poi ne parleremo anche con Davide Bramati, che aveva proprio il figlio in gara a Coppa d'Inverno.